5.000 ragazzi. Ok. Luca, 2.000 massimo. Va bene. No, io non punto, non c'ho una lira. È l'anno della maturità e fate di tutto per dimostrarvi immaturi. Ti prendi una bella sospensione di 3 giorni. Mi riferisco a te, Lorenzi, anche se fai finta di non capire. Io? Io credo che non sia giusto punire soltanto lui. Non ci sono prove contro di lui. È vero, non ci sono le prove. Se proprio vuole punire, cioè, punisca tutto il gruppo. Giusto. È così. Ah, voglio comprarmi un ecco, dove sei stata ieri? Finalmente, siete tornati. Allora, ragazzi. Allora, com'è andata? Quanti giorni va dato il preside? Dai, su, quanti giorni? Sei detto? Quanti giorni? Neanche uno. E qui trovate un premio. La professoressa Gengis Khan si è ammalata. Ma no. È grave. Ti piacerebbe che non tornasse più, eh? Sì, sì, sì. Per me che viva pure, ma lontano da noi. Ma cosa parli a fare? Ma chi l'ammazza quella lì lontano da noi? Tanto chi verrà sarà sempre peggio di lei. È stato sempre così e sempre così sarà. Speriamo proprio di no. Desidera qualcuno? Desidero parlare con la terza A. Siamo noi la terza A. Mi chiamo Emanuela Raveggi e sono qui per sostituire la vostra professoressa di storia e filosofia. No, che meraviglia! No. Fino agli esami? Ma fino a quando la professoressa non si ristabilisce. Ma allora allunghiamogli la malattia. Mi pare giusto. Le mandiamo una foto di lui nudo, così muore subito. Quelli deuzza però, eh. Che ne direste di lasciare in pace la professoressa Armani e di mettervi a sedere? Va bene, va bene. Dai, ragazzi, a posto, sbarbati, su, a posto. Dai, dai, dai. Scattare, scattare. Visto che sei rimasto in piedi, vieni qui, così mi spieghi a che punto siete arrivati con il programma. L'ultima volta che l'ho visto così era in clinica, quando gli hanno fatto l'anestesia totale. Ma che faccia che ha? Ehi, patito del cinema. Buñuel, sveglia. Allora, vuoi venire? Su, Joy. Il programma. Bravo! 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 Se mi fai fare un giro in moto ti dico di sì per un mese. Così poco? Io per un giro mi faccio anche sposare. Beh, allora è meglio che resti a terra. Prenotarsi in tempo, ragazze, prenotarsi. Ma io mi sono prenotata da tanto di quel tempo, eppure sono sempre qui che aspetto. Oh, Setta, io ti porterei pure, ma è la mia moto che si rifiuta. Scusa, mi hai portato il libro? Ecco. Quanto ti devo? Niente, e se domani lo trovo porto anche quello che... Io voglio pagartelo. No, a me li regalo. Cos'è? Te li regalano a te?
ti regalano i libri a te. Sei proprio un pirla, va. Mauro, fatti le scommesse tue. Vado a farle adesso, comunque sei un pirla lo stesso. Non è mica vero che gliele regalano. Ci vediamo una di queste sere? Tutte e due insieme? Sì. No, poi ricordati i soldi. Non puoi più andare. Ma sì, tutti quei ragazzini lì. Ciao. Adesso arrivi. Ciao. Ho due biglietti. Eh? Due biglietti? Ma perché parli così piano? Che hai detto? Ho due biglietti. Potete andare al cinema. Al cinema. Per vedere cosa? Non so, li hai visti tutti. Se no che faccio il pomeriggio, ragazzi, scusate. Studiare non se ne parla, eh? Sì, studiare. Ma non serve proprio a niente studiare. E poi studiare non mi piace, capito? Giocate, poi voglio vedervi agli esami. Pensi già agli esami, eh? Le donne mai. Dove vai? A studiare. Pensa alle donne, che è meglio. Hai visto? Mi ha dato retta. Buongiorno. Oh, buongiorno. Forse non l'abbiamo accolta troppo bene, ma abbiamo deciso che lei è tanto simpatica. Grazie. Detto da voi è molto importante. Abbiamo una cattiva fama, eh? Beh, mi hanno raccomandato di prendervi con le molle. Se resterà con noi vedrà che non serviranno le molle. Ne sono certa. Sono sicura che potremo fare insieme delle cose molto interessanti. Anzi, pensavo sempre se ci fosse la disponibilità a delle iniziative nel pomeriggio. Qualcosa nel pomeriggio? Stupendo, guardi, io ho tantissime idee, potremmo confrontarle se vuole. Certo che lo voglio, io sono sempre disponibile. Domani ne riparliamo, sì. Ciao. Ehi là, Buongiorno, doctor. Ehi, mi sembri un flipper acceso. Ti mancano solo i campanellini per fare drin 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 drin. Drin 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 drin. Suono bene così. Bravo, continua così che fai tilt. Ciao. Banco, scattano le scommesse. Allora do a 5 la macchina, a 3 la cilindrata e alla pari il colore, ok? Tutto anch'io. Io dico 5.000 Ferrari. Ok. Ah. Benny dice 1.000 lire, 3.500 di cilindrata, ok? Fabrizio 2.000 Maserati. Va bene. Sono soldi buttati. No, scusa, Pinocchietto, non volevo. Tu? Alessandro, 3.000 Mercedes. Va bene. Dai, arriva. Vediamo. Non si accettano più scommesse, basta. Hai vinto! Levati, dai! Stai calmo, Pinocchietto! Ma dai, lascialo stare! Va bene, lascio stare! Prova a essere più sportivo! Ma cerca di capirlo, dai! Ragazze, io me ne vado! Oggi tocca a me! Sì, è martedì, è il turno tuo! È il turno mio! Quando verrò a scuola guidando una corriera? Le corriere arrivano al tuo paese! Sì, ma le stronze non ce le fanno salire! Forse vabbè che sei un po' naif, ma le parolacce ce le puoi pure rifarmi, eh? Dici naif? Guarda che con lei devi parlare come me! Ho detto sono naif! Ciao! Borsetta, vieni, ti accompagno io. Ma te le vai proprio a cercare, Orsetta? Mi piace. Dai, ti accompagno. Avete voluto scommettere? Il banco vince. Grazie, chi è qui? I miei soldi non mi dai. No! Faccia di chi è stato a Lourdes. Lourdes? Ah, sembra un dipinto. L'hai vista mai una cosa così? No, però non sono mica capo come te, io sto in piedi. Sto in piedi? Sì. Ecco, tienimi su, eh. Non è bella. Fabrizio, è bellissima. Ciao. Ciao. Ci vediamo. A domani, ciao. Luca? Dimmi. Vai già a casa? Sì, se non arrivo preciso a pranzo i miei mi rompono. Andiamo insieme? Senti, ma perché non ci compriamo un motorino in società? Un motorino? Sì. Per quanto abitiamo lontani, un motorino. Ma dai, cammini. Allora andiamo a piedi. Cammini. Va bene. Strano, sono ancora aperti. Capirai, avidi come sono. Fino a quando non gli faranno la multa a tutti e due. Senti, io passo in negozio da mio padre, così saliamo a casa insieme. Ok, ti copio. Devo fare un po' di moine a mio padre. Stasera esco e faccio tardi. Ci vediamo domani allora. Ciao. Ciao. È un falso. Non era questo l'accordo. E non è la prima volta che ti comporti così. È la solita mascalzonata. Guarda che se vuoi la guerra io te la faccio. Non mi limito ad insultarti. Non ti limiti neanche a rubare. Dimmene un'altra e ti mando l'avvocato. Te lo mando io l'avvocato. Ti faccio causa e ti levo anche la camicia. Ma papà, calma. Voglio che non ci sia la minima confidenza, nemmeno il saluto con certa gentaglia. Per me se non ci salutate è meglio, una fatica in meno. E da oggi per evitare altre complicazioni è meglio che tu con quella ragazza non ci parli. Ma è un'amica, papà. L'amicizia è finita per tutti, anche per te. E non discutere come al solito, dai vieni dentro. Cammina, dammi resta per una volta.